fatta vicino a voi? No, è un video. Ah, pizza movie. Pizza movie. Bello, sono carino da vicino. Air bunkering. Della serata arbitra il signor Vincenzo Stifa, 3 round da 3 minuti all'angolo blu per la box Frontaloni, accompagnato dal maestro Vittorio Alimenti, Lorenzo Forte. Contro di lui all'angolo rosso per la SS Lazio Pugilato, accompagnato da maestri Moi e Svezia, Carlos Fernandez. Da Roma, Alessandro Rossi. Formato da 3 immobili sfidati, al suo angolo Gabriele Torelli con Roberto Petrignani, per la Clemente Promozioni Sportive da Latina, Davide Latini. Contro di lui all'angolo rosso il pantaloncini rosso Bianchi al peso di 57 kg con un regolato pensionista formato da 5 immobili sfidati. 3 vittorie per lui, una delle quali per il KO, 2 sono le sconfitte. Al suo angolo Gabriele Venturini con Alessandro Vivitelli, per la BBD Production da Roma, Alessandro Rossi. Sinistro, ancora, Diretto sinistro, subito sinistro, troppo sinistro, e chiuso, vai, 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 v
È la terza ripresa. Purtroppo la capitella di Nino non può contribuire di e chiamiamo sul ring all'angolo blu da Magia Rex Ungheria, David Canalas. David Canalas. Il suo avversario da Roma e per l'Italia, Super Mario Ottone! La BBT Production presenta un incontro internazionale su una distanza di 6 round del valore per la categoria pesi super piuma. Arbitro del signor Vincenzo Stipa di Roma. All'angolo blu, in pantaloncini blu bianchi, al peso di 58 kg e 900, con un record professionista formato da 28 incontri disputati, 15 vittorie per lui, 7 delle quali per KO, 13 sono le sconfitte. Per il Propi Box Promotion, da Magia Rex Ungheria, David Canalas. Il suo avversario, all'angolo rosso, il pantaloncini rossi al peso di 59 kg, con un record professionista formato da 3 incontri disputati, 3 vittorie per lui. Al suo angolo, Daniele Pernucci con Sergio Galì, per la BBT Production, da Roma e per l'Italia, Super Mario Ottone! Thank you.
fai così, vince questo incontro per KO tecnico ad 1 minuto e 7 secondi della terza ripresa, Super Mario Vittoria che sancisce il tuo rientro sul ring, ma questo non è un incontro come tutti gli altri. No, questo è stato un incontro di rientro dopo che, come sapete tutti, ho morto il mio allenatore e infatti questa vittoria la dedico a lui, anche ai nuovi allenatori, Daniele Sergio, è un onore sempre di farlo, un grande allenatore. Ovviamente adesso hai anche una responsabilità in più perché devi onorare la memoria del tuo grande maestro Carlo Maggi. Ecco, dichiariamo al tuo pubblico il tuo prossimo obiettivo. Il mio prossimo obiettivo, come tutti sanno, è il titolo italiano, che è il mio sogno, il mio primo cammino da superare. E quella sarà la mia vittoria dedicata a Carlo Maggi. Ancora un applauso per Super Mario Lucano. insieme a lui ovviamente per i saluti finali ci ha raggiunto
il presidente della SS Lazio Pugilato, Roberto Chierici, che ringraziamo per aver messo a disposizione questa bellissima location. Siamo pronti quindi per annunciare il verdetto. Vince questo incontro per KO a 2 minuti e 52 secondi della terza ripresa, Valerio Alis Ronaldi. Valerio, due parole per il tuo pubblico che anche questa sera ti ha sostenuto numeroso qui alla palestra della SS Lazio Pugilato. Ringrazio tutti calorosamente della vostra presenza, siete sempre fantastici. Combatto per voi, oltre che per me e per il maestro. Prossimo obiettivo. In questa serata dovevi rincontrare Castegnarò, che è l'unico avversario che ti ha battuto, possiamo dirlo un po' fortunosamente, poi non sappiamo come sarebbe andato il match. Volevi questo rematch sicuramente.